Walter Marin, sindaco di Sestriere, voi sindaci olimpici credete molto in questa candidatura, i punti di forza quali sono? Ma ci crediamo talmente fortemente che l'affidamento di incarico è stato fatto dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, perché noi riteniamo che per la montagna l'esperienza di Torino 2006 non può che essere positiva. Quindi proprio su quella base di esperienza credo che sia il valore aggiunto su cui noi abbiamo puntato e che è proprio quello di vedere completamente riutilizzati anche alcuni impianti che diciamo qualche difficoltà hanno avuto in questi ultimi anni, ma di fatto rappresenta che l'aver avuto per noi le Olimpiadi nel 2006 e non averle avuto avrebbe significato avere un territorio diciamo infrastrutturato come comprensorio sciistico e di fatto fuori mercato. Abbiamo avuto un incremento di posti letto alberghieri che sull'intero comprensorio Via Lattea è vicino a 2000 posti letto alberghieri nuovi, il che significa nuovi posti di lavoro. Quindi nuovi posti di lavoro in montagna significa migliorare i servizi, avere più bambini alle scuole, avere la possibilità di avere servizi sanitari, significa che una comunità la mantiene in montagna e puoi fare dei ragionamenti di sviluppo di programma per gli anni a seguire. Senza i posti di lavoro garantiti, con un'industria quindi che non è delocalizzabile, perché i nostri posti di lavoro da lì non li puoi spostare in altre zone, riteniamo che è giusto riprogrammare dopo 20 anni vedendo la montagna proiettata con garanzia di un polo industriale che è giusto tenere come fosse una qualsiasi industria al pari e con la stessa dignità delle altre.